I 5 Stelle dunque non andranno alle consultazioni di Renzi ieri dal palco di Piazza del Popolo a Roma. Duro attacco di Grillo al Premier. Per noi c'era Claudia Mazzola. Il messaggio è forte e chiaro. Il movimento non scende a patti con nessuno. Niente incontro a Largo del Nazareno. In quella sede Renzi si è visto con Berlusconi. Noi non ci andremo, dicono. Grillo dal palco della notte dell'onestà chiude la porta al Premier, lo attacca e rispolvera il vaffa delle origini. Oggi abbiamo un bufoncello qui che dobbiamo seguire, che ci ricatta, fa i nomi, non fa i nomi. Uno che non fa neanche i nomi al suo partito viene da noi e dice fa i nomi, dici i nomi e allora tu non accetti. Ma i 5 Stelle la partita del Quirinale vogliono giocarla. Sanno bene che è un'occasione imperdibile per mettere a tacere il dissenso interno della base che accusa il movimento di non incidere sulla scena politica. La tattica di Grillo e Casaleggio è quella di aspettare la mossa del Premier cercando di influenzare le trattative ma senza entrarci. Renzi faccia i nomi pubblicamente, rilanciano i parlamentari e si voti il Presidente entro il terzo scrutinio quando per eleggerlo serve una maggioranza più ampia. Nella notte Grillo via Twitter lancia l'amo, Renzi non vuole darci nomi, la rosa a questo punto la chiediamo al Partito Democratico, una mossa che non convince tutti e non manca l'ironia. Andiamo all'estero, il Giappone è sotto shock dopo la decapitazione di uno dei